A me partono i violini in testa, Ah, oh, buonissimo. ti gusta? Sì. Sa di birra? È una minestra alla birra. Non ci credo. Ciao. Oggi facciamo un nuovo viaggio in uno dei paesi molto molto belli, molto molto ospitevoli. Allora, sapete dove si trova la Bielorussia? Sì. Io ci stavo ragionando in realtà. Certo. Ale, non facciamo figure che non lo sappiamo, fai È finta di lì saperlo. così. Questa è la Russia, quindi sta un po' qui, a ovest della Russia. Sì, Bravissima. lo sai, allora. Confina con la Russia. E poi? E la Russia è vasta, quindi tutta Russia, il confine è tutto Russia. Si trova esattamente tra la Polonia e la Russia. Oddio, forse non è vero, pensa che figura. È È vero. vero? Sì, la Bielorussia ha un nome ufficiale, Belarus. Belarus. Lì parlano sia russo che bielorusso, sono due lingue ufficiali. In Bielorussia crescono le patate buonissime e ci sono tantissime piazze con questa verdura. Hanno un soprannome che ha a che fare con le patate, ma non ve lo dico perché è da maleducati. Ma è un insulto? O Sì, è... la patata in Bielorusso è bulba. Bulba. E loro si chiamano bulbashi. Bulbashi. Bulba. Carino, Sì, suona bene. Bulbashi. Siete pronti a fare questo nuovo Oh, viaggio? andiamo in Bielorussia! Sì! Vai, allaccia le cinture! Sei pronta, tesoro? Ah, guidi tu, guidi tu! Organizzare e fare un viaggio è sempre molto dispendioso per qualsiasi portafoglio, ma i soldi che si potrebbero risparmiare invece potrebbero essere usati per qualcosa di più utile, come per i gioielli o per i fiori. Peccato solo che ancora non si possa fare benzina attraverso questa applicazione Cash for Brands. Ma volete sapere qual è la vera utilità di questo servizio? È che potete prelevare qualsiasi somma voi vogliate e l'equivalente in qualsiasi valuta, senza dover aspettare di avere 500 rubli. Per acquistare tramite cellulare esiste una comodissima applicazione valida sia per Android che per iOS, numero 1 sulla recensione su Google Play. Se invece preferite fare i vostri acquisti tramite PC, dovrete semplicemente installare un'estensione di Cash for Brands e riceverete il cashback dai negozi partner. I soldi che risparmieremo noi, grazie a Cash for Brands, durante il prossimo viaggio in Russia, li utilizzeremo per avere una scenografia ancora più bella. E per farvi più felici abbiamo indetto un concorso con un premio di 5.000 rubli che potrete usare per i vostri viaggi. Ci saranno ben tre vincitori. Basta registrarsi sul sito e lasciare il vostro user ID nei commenti. Per altri dettagli trovate tutto qui sotto nella descrizione. Ma dov'è la patata? Qui, per forza. Perché Questo sono questi peperoni. sono A peperoni. meno che non sia una varietà di patata che sembrano dei peperoni. L'ha visto Ma è cos'è? caldo! È caldo! Ma è tè o è alcolico? Wow! Buonissimo! È tipo una camomilla alcolica. Sa di camomilla, bravo! È buono, mi sa. Sa di punch. Però il nostro è più rosso. No, è No. buonissimo, però sembra un dopo pasto. Cioè, io credo che in Italia lo useremo come ammazzacaffè questo. Ah, Capito? ok. È A me pazzesca. piace. No, allora, a primo impatto non mi piace, poi dopo ti rimane un gusto buono invece. Della carte? No, non fa per me. E che cos'è? Si chiama Crambambula. Crambambulia. Ma che bello, il nome del mio prossimo cane. Crambambulia. Crambambula. Crambambula è anche un gruppo musicale abbastanza I famoso. Cranberries. Ha mangiato un po' di carne. Yay! Yeah! Madame, la servo io? Sì, grazie. Ah, ci va la salsa Salsa. sopra. Ok, dai, vado. Ma che cos'è questa? Importata da Bielorussia? Un'olivetta bielorussa? No, No, non una è ghianda! un'oliva. Ah, il cranberry! Sì, noi ce l'abbiamo il cranberry. Ma cosa? Mm. Sa proprio di... È affumicato, buonissimo. Ma la carne com'è? La carne secondo me è pesata, tipo, no? La carne è molto buona, ma anche questa è tipo senape. Sì. Buona. Cioè, come gusto. È buono qui, è buono qui. E poi è buono qui. Ti Dopo, si stampa in esatto. testa qui. Dopo diventa buono qua. Queste mi sembrano frittelline di patate. Si mangiano con le mani o Come volete, con le ragazzi. mani? Ma questa è svitlana. Oh, io adoro.
Buono. È strano perché è più morbido rispetto a quello che mi aspettavo. Ho ancora l'occhio che... Buona. Caspita ragazzi, questa è molto buona. Cioè, patata e svetlana. Cioè, cosa vuoi di più dalla vita? Non sa buonissimo. Cioè, noi abbiamo la stessa ricetta, ma sono più crunch crunch. Sono più? Crunch, croccanti. Al nord Italia, in Trentino, fanno il rosti, che è molto simile come trattamento della patata. Grattano la patata e la cuociono con il formaggio, lo speck, queste cose qua molto del nord. Ed è una goduria. Buono, mi piace un sacco. Buone, sì. Queste, secondo me, le mangiate a colazione. Ma scusa, ma la patata... Ma... Come fai a fare tipo le frittelle di patate e cipolla? Perché non c'è farina. Cioè, quelle sono proprio patate. E ma basta, perché... non c'è altro. La patata va dentro l'amido, quindi si addensa. Come si chiama questa frittella? Ragazzi, questa frittella che chiamate voi si chiama draniche. Draniche? Draniche è un piatto più famoso bielorusso. Buonissimo. Lo mangiamo anche noi in Russia, molto abbastanza. Addirittura è più famoso. Sì, è più famoso. Come la pizza in Italia. Buono, buono. Anche la tisana è buona. No, però sì, in Italia abbiamo una cosa simile. Infatti è molto buono. Bravi bielorussi. Si chiama il frigo. Buono. A me piace. Cipolle, patate. Panacchia. Un'altra polpettina. Questa è una polpetta gigante. Oh, non si sentiva niente fuori, lo apri. Ragazzi, c'è cipolla di sicuro. C'è tanta cipolla e guarda, cotoletta, no? Però sì, tipo com'è, cosa? Perché loro tipo le polpette, quelle più grandi, le chiamano cotoletta. Cotoletta. Sembrano le nostre involtine di verza. Che noi abbiamo la verza e in mezzo ci mettono sto specie di cicciosissimo pezzo di carne fatto di salsiccia, carne bollita. Ma fuori è una patata e dentro la carne? C'è la carne? No, è ripiena con la carne. Figo. Saporate. A me partono i violini in testa. Buonissimo. Oh, ti gusta? Sì. Buonissimo. Fede le bastaglie. A me piace, però no. Buonissimo. No. Non mi sembra tanto felice di questo. Non è male in realtà, perché non sa di niente. Vuoi anche la mia? Sì. Vai, vai. Perché ti piace? Vai, vai, no, mi piace molto. Mangia. Comunque, queste cose qua si chiamano calduni. Calduni. Che vuol dire l'interiore delle mie mare. Perché la carne che... anticamente. Ok. Ok, non stiamo mangiando frattaglie. No. È curiosa la forma di queste polpette, noi le facciamo tonde, ma anche loro le fanno tonde, cioè nel senso, è proprio tipico fatto così. Proprio tutte allungate. Allora io potrei tranquillamente essere chiamata Bulbash, perché mi piacciono tantissimo le patate, questi piatti erano veramente buoni, soprattutto così questa elaborazione con la carne o polpettina, a me piace molto. Sì. Pastina con i crostini. Guarda che questo è un piatto da cracco. Cioè tu vai da cracco così ti dicono sempre con quelle cose, con quelle famosissime cose al centro. Anche nell'altro video delle zuppe c'è l'alcol dentro, lo sento. C'è l'alcol? Sì, lo sento. Patate dentro? No. C'è un odore strano. Carne? Ma io voglio c'è la vodka? Voglio... Non è vodka? È alcol di patata? Sa di birra. Sa di birra? Ah, è una minestra alla birra. Non ci credo. Non capisco. Sai che non avevo capito che era fosse birra, però è buona. Allora adesso mi piace. Un pochettino di più mi piace, è vero? Adesso che penso che sia birra mi piace di più. È un po' strana. È buona. Però non lo so, non mi dispiace. Certo che se bevi, cioè se ne mangi tanti piatti esci che sei ubriaco. Ma che schifo che fa sta roba. Ma è terribile. Secondo me non è che fa schifo, però magari sai, hanno bisogno di energia. Come è possibile che c'è una messa alla birra?
Ma è... Boh. Questo è strano. Ma che cos'è? Diciamo che questo piatto c'è nella classifica top 10 piatti che dovete assaggiare in Bielorussia, però a me i bielorussi hanno detto che non si mangia molto spesso. Beh, te credo. Ci sono dei motivi. Magari i bielorussi ci insulteranno perché non si incontra molto spesso, diciamo, nei locali bielorussi, però era molto molto diffuso qualche secolo fa. È particolare, certo. Io non riesco a non continuare ad assaggiarlo perché in parte non ci credo a questo gusto, cioè non l'ho mai sentito in tutta la mia vita. Ecco, questa forse è una delle cose più particolari che io abbia mai assaggiato qui a Kutz, no? Sì, anch'io. No, non è la più particolare, perché c'è qualcosa che è proprio la cosa più particolare del mondo. Tipo? Non lo ripeto, loro lo sanno. Questo è dolce. Questo già mi piace. Questi sono i pancakes. Latte, pancake e marmellata di frutta tipica bielorussa. Questo è marmellata di patate viola. Vabbè. Prima. Una domanda, vostro onore, poi ho concluso. Non c'è nessuna patata qui. Ma l'avete fatto voi? Anche questo, davvero? Fatto in casa. Wow. Fai vedere? Scusa, ma voi non li mangiate così? Quando ero bambina arrivava il pancake e mi arrivava col sorriso. Che cacchio fai? Ma sei serio? E poi si assorbe il latte nel pancake. No, non credo si faccia così in Bielorussia. Ma l'ho fatto a cazzo di cane mio. Ah. Adoro. Ma che te lo dico, fa? Adoro. Buono. È buono anche il pancake. Un poco dolce. Buona. Ha un retrogusto un po' acidognolo. Esatto, e la cosa che mi spaventa di più è che questi sono zitti da tutto il tempo in cui stiamo assaggiando un normalissimo pancake. No, io mi sto trattenendo perché sennò di questa qui la finisco subito. Come si chiama? Kulaga. Kulaga! Uè, Kulaga! Kulaga! Macchie fresche, appena dato un po' di succo, aggiungere zucchero e malto. Spero che lo cucinino ancora in Bielorussia, perché prima lo facevano ed era un piatto per una festa che si chiama Ivan Kulala. Buono, il kulala mi piace. Molto buono. Kulala. No, è tutto molto buono, molto. Io non devo neanche parlare perché tanto mi commento da sola. Ragazzi, buono. Bielorussia. Bravi. Sono buone le vostre pietanze, soprattutto quelle dolci. Tutto buonissimo, tranne quella zuppa con la birra che per me è terrificante. Infatti non c'erano le patate dentro. Grazie mille, ovviamente per tutti gli altri continuate a mandarci tantissime cose da assaggiare perché noi le assaggiamo con piacere e questo ci avvicina anche un po' di più a voi, al vostro modo di vivere, anche la quotidianità con i vostri piatti. Подписывайтесь на наш канал, да, и